nel giro di un anno quasi 4 decessi, tra cui anche mio padre. Siamo appena passati per la chiesa, abbiamo visto che c'è l'ennesimo funerale di una persona morta di tumore, quindi anche questo incide psicologicamente. Diciamo che la comunità è abbastanza scossa, sì. Siamo nel quartiere residenziale di Pisticci Scalo, Matera. Qui dagli anni 60 si convive con la chimica, ieri con l'ex Enichem che ha portato lavoro e morte. Oggi di lavoro ce n'è meno, ma nuovi rischi ambientali crescono per gli abitanti dell'area residenziale. Quindi abbiamo qui le vasche della Tecnoparco, quindi dove si trattano e si smaltiscono i reflui. A quanto di distanza rispetto all'area residenziale di Pisticci Scalo? Ma come si può ben vedere, secondo me non so, più di 200-300 metri linea d'aria. Negli ultimi tempi si avvertono dei miasmi, che odori nauseabondi definiti, che praticamente sono insopportabili. Purtroppo ci si vive fuori, si apre il balcone, anche col balcone chiuso, con la finestra chiusa, entrano comunque, penetrano nelle abitazioni e danno parecchio fastidio. Ovvero, la nostra giornata puzza anche dentro. C'è un malessere di ordine psicofisico. Ogni sera verso le 7 si inizia a sentire d'impatto questo odore nauseabondo. Di cosa? Chimica allo stato puro. A far paura è Tecnoparco Valbasento S.P.A. con il suo impianto di depurazione delle acque reflue ed il trattamento dei rifiuti liquidi. Ma tra le altre cose, cosa arriva qui? Crediamo che non si tratti di vitamine. Pare ovviamente che gran parte degli smaltimenti reflui che avvengono all'interno dello stabilimento vengano proprio da Viggiano, insomma. Sono quindi acque prodotte dal processo appunto di esorforazione del petrolio. Tutte le acque che praticamente passano dai filtri quando estraggono il petrolio, quindi tutte le acque lavate e le più pericolose vengono a essere smaltite qui. E così da un po' di tempo a questa parte sono aumentate le autobotti che provengono dall'area delle estrazioni petrolifere, quindi dalla Val d'Agri. Quante autobotti arrivano al giorno? Circa 100 autobotti al giorno. Questo avviene soprattutto negli ultimi anni? Sono circa un paio di anni che sta avvenendo questo. Ed è da quel periodo che si da sono... Da quel periodo che si iniziamo a sentire questo odore nauseabondo. Quindi ci sarà un legame fra i due fatti, questo vi chiedete? Sì, sicuramente sì. Sono aumentati i cattivi odori insieme alle autobotti provenienti dalla Val d'Agri. Eppure Tecnoparco, partecipata anche dalla Regione Basilicata, nasceva anni fa con un altro obiettivo. Tecnoparco paga un canone, credo annuo, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale per l'affitto appunto degli immobili. Perché dovrebbe fare dei servizi alle aziende che lavorano nell'area. Dei servizi alle aziende che sono già insediate o quelle ancora meglio, visto che ripeto il consorzio per lo sviluppo, non contro lo sviluppo, per le aziende che volessero, ahimè, nonostante la crisi, venirsi a insediare. E invece di fare servizi però fa soprattutto business. Assolutamente sì, è diventata la società che ha come obiettivo quello di fare utili, assolutamente, farli nella maniera migliore, e quindi ci ritroviamo con decine di autotreni che vengono a scaricare in Tecnoparco, con tutti poi i ragionamenti dubbiosi che ne possono nascere. E tra un dubbio e l'altro, mentre sale la puzza, monta anche la paura. Ma non solo questa, a noi non è che interessa la puzza, ma effettivamente possiamo continuare a crescere i nostri figli qua. Così tra i giovani che ha messo su famiglia continua a lavorare sul posto ma preferisce abitare altrove. Quindi hai un'attività qui a Pisticci Scalo, però sì. Davanti a questi odori irrespirabili che cosa hai deciso di fare negli ultimi tempi? Beh, negli ultimi tempi comunque ho deciso con la mia famiglia, che c'è una bambina piccola, di spostarmi a Pisticci, dove l'aria più o meno è meno più inquinata di qua giù. Nonostante c'è una mia moglie che è nuovamente in attesa, quindi è proprio impraticabile starci. Ciò che si sta svalutando, oltre al fattore ambiente, è anche il valore di una casa, di un'attività. Non c'è mercato. Se tu vuoi vendere una casa, nessuno l'acquista. Non puoi vendere nulla. È tutto morto. Anche un'attività. E anche un'attività non vale niente. Ma per non morire nei miasmi, nelle puzze e nel dubbio, i cittadini del posto hanno creato un comitato che chiede garanzie precise, subito. Queste sono tutte le firme che avete raccolto? Sì, tutte le persone che hanno dato la loro adesione al che si costituisca il comitato. In questo momento tra interni quartiere e esterno quartiere siamo 220 persone.
Su 500 abitanti del quartiere. Su 500-600 abitanti, sì, diciamo che siamo circa un terzo. Per cui è una buona fetta e chiaramente presentarsi con 220 persone, 300 persone è un buon impatto, almeno per far capire che noi qui il problema lo avvertiamo e quindi abbiamo tutte le ragioni per poter ricevere delle risposte, ma soprattutto avere la certezza che qui si può vivere, e si può vivere sani. Beh, ci sono ancora delle speranze, la mia speranza è quella di poter crescere ancora qua.